Focalizzato sull'aspetto anche commerciale, su aspetti di marketing, invece bisogna ritornare a quella terra che poi tutto parte da lì. Quindi secondo me è fondamentale. Infatti io in questa azienda, a parte che seguo la filosofia del nonno totalmente, ma ci tengo e la ribadisco di continuo. Perché a volte è l'esterno che ci governa anche un po', beh, poi quello che facciamo e un po' anche nei nostri rapporti reciproci. È fondamentale, però non deve essere l'unico aspetto fondamentale. E penso che purtroppo negli ultimi anni le persone si siano focalizzate più su questi aspetti, trascurando un po', come succede poi in tutti i settori, magari da dove proveniamo, quindi dalla terra. E la tradizione di Fiorano ti pesa? La tradizione di Fiorano non mi pesa, nel senso che è una tradizione molto, come dicevo prima, di un personaggio molto eccentrico, molto burbero, forse anche un po' diverso da me, dalla mia personalità, però io sono anche molto convinta che i tempi sono cambiati e che in realtà se ci fosse ancora mio nonno apprezzerebbe. Io mi ricordo negli ultimi anni, quando lui stava male, perché negli ultimi anni purtroppo non stava tanto bene, non stava in azienda, ci scrivevamo delle lettere o ci vedevamo e appunto lui voleva mi trasmetteva questa passione che aveva e io voglio dargli una continuità, questo proprio attaccamento alla terra. Siccome ci ho sempre creduto tantissimo, appunto come dicevo prima, anche al vigneto, all'attaccamento alla terra, questo è l'aspetto più importante. E poi proprio credere a quelle varietà che lui ha portato in questa zona, siamo nel comune di Roma. Ha portato innovazione. Ha portato totalmente innovazione, stiamo parlando degli anni 60, dove ha portato in questa zona, nel comune di Roma, dentro Roma praticamente, a 20 minuti dal centro, varietà come Cabernet, Merlot e Sémillon, nella stessa epoca che le ha portate anche mio zio Nicolò Incisa, col padre, che era Maria Incisa Rocchetta, e anche nella stessa epoca di mio nonno e mio padre, nel Chianti Classico. Però sicuramente Roma è un po' più strano e sicuramente è meno conosciuto. E non credi che siamo andati verso aver reso difficile la comunicazione, nel senso che parlano per noi a volte altri, perché noi parliamo in maniera abbastanza semplice, credo, con una bottiglia di vino e quella parla da sola, per come la vedo. Ma altri che afferiscono al nostro mondo hanno cercato di rendere la cosa un po' difficile, forse per dare spazio al loro ego più che a quello di cui parla. Succede anche molto spesso. Io sono molto più basica in quello, nel senso che anche quando vado alle degustazioni spiego i nostri vini, ma alla fine guardo cosa c'è rimasto nel bicchiere, se il bicchiere è mezzo pieno oppure no. O è mezzo vuoto, più vuoto sì, che certo. Mezzo vuoto. E nel senso che deve piacere la gente lo deve apprezzare. Se uno può parlare quanto vuole e usare tante parole anche complicate, ma poi alla fine se il bicchiere è pieno, se la bottiglia rimane là, abbiamo sbagliato tutto. Esatto, quindi torniamo anche al semplice, torniamo a proprio le cose basiche, perché quello è l'aspetto più importante. La semplicità è uno degli aspetti più fondamentali. Ripeto, stiamo parlando del vino, che è un prodotto comunque che viene dalla terra e deve essere tutto molto semplice, molto spontaneo.